Il Drô di nuovo in Serie D. Il presidente Angeli afferma: siamo pronti. Ieri da Roma è arrivata la telefonata decisiva, tra qualche giorno la conferma ufficiale. Il Mario Matteotti di Arco vuole dare una mano ai nostri amici di Drô e si è impegnato per ingaggiare due ottimi calciatori che senza dubbio potranno dare un contributo decisivo al prossimo campionato. Vediamo il servizio. Buon, grazie, grazie, grazie. Allora, ciao a tutti. Stamattina la direzione di Telegarda la mi manda qua perché aveva lei la notizia ultima qua che il Drô sta ripescando in Serie D, no? Allora, noi abbiamo pensato che dopo due stagioni difficili, una si è salvata l'ultima domenica con un spareggio alla morte, la seconda volta invece con spareggio alla morte e retrocessi, e adesso sembra che sia stato ripescato in Serie D, grazie al presidentissimo Loris Angeli, no? Allora, come Telegarda, noi vorremmo che l'amico Loris non patisca le pene dell'inferno come le ultime due stagioni e che eventualmente faccia un bel campionato, almeno da salvarsi a 3-4 domeniche alla fine, magari augurandovi anche di arrivare a metà classifica. E allora, noi sappiamo benissimo, cioè voi sapete benissimo, sportivi, che quando ti vieni a ripescare all'ultimo momento come adesso, la cosa difficile è sempre la campagna acquisti, no? Anche perché ti trovi tantissime squadre che in questo momento qua gli esan preparazioni, gli esan fa partite di allenamento e tutto. E allora noi abbiamo detto, vecchio che femme un bel aiuto, che teme un bel aiuto, allora amico telefono mi sono fatto dare un po' di indirizzi, no? Ad esempio dei procuratori italiani, no? Ho parlato con Andrea Peretti, ho parlato con il Pastorello, il mio amico Giuliano Calzal mi ha dato tre indirizzi e l'Arturo Venturelli. Ecco, questi mi ha dato il nome dei tre giocatori che dovrei essere di gente l'intelaiatura di una squadra, un buon portiere, una bella mesala e un centravanti di sfondamento, no? Allora, questi qua dovrei arrivare con la corriera da Milano adesso, però due minuti fa ero al telefono e mi ha chiamato il portiere, che quel probabilmente presenteremo in seguito, no? Il portiere era chi anche le squadre andò che la zuga, perché te chi le zanche a girare tutte di gente che nel quel che riguarda la Lega Pro Serie D gli appestolà tutti i campi sportivi d'Italia. Il portiere era l'Arturo Giose, no? L'ha fatta il portiere all'Hotel Arco, l'ha fatta alla Pierina Catoi, adesso lavora lei, Dio che fa il portiere a Spestube. Capi ben che in questo momento qua, piena stagione, non è chi gli dare i permessi come fa un pane coche. Allora, quello presenteremo domani magari su dalla pizzeria Alfio. Ecco, gli altri dovrei essere chi la corriera che arriva, anche quella è un bel centravanti, ripeto, e una bella mezzala. Adesso dovrei arrivare la corriera, a minuti la corriera da Milan. Ecco, è appena smontato dalla corriera, adesso si deve andare dentro qui nell'ufficio per sai che vuole i timbri per spazio, non è... vale, è qua, beh. Oh. Ecco, buon salve a tutti, ciao. Ah, buon dì. Ciao. Salve. Com'era, se ti arriva, eh? Bon. Salve, ciao. Va a mandare il Preti, l'Andrea Preti, no? Sì. Ecco, ecco allora, cari sportivi di Drô, ecco, qua è... il nostro centravanti e sfondamento e la mezzala, perché sapete tutti, guarda che bello, sapete tutti che la Juve l'ha comprata Dybala, no? Noi invece in Amanda uno che te la bala, aspetta che l'esondo le squadre che ti fa, perché questo qua è un prodotto della cantera del Merano Forst, questo qua la fa tutta proprio... Tutte la trafila delle giovanili, adesso non so se l'era la cantera o la cantina, comunque la fa la trafila delle giovanili, le passa dalla piccola, la media, la grande e la finì con la Krieger. Mi pare che... Giusto. Con POC te la mantieni, quindi sì, la balla sì, è tutta tua e non te la perdi neanche si che corre di un 3. Invece qua è il mio amico Beppi, che l'era
lui era centravanti del sfondamento, la Zugua, guarda, la Zugua con la Putuelana, le sta col Poggi Bonsi, Trebisace, l'Acragas, e la finì nel Navene, lei in centravanti del peso, e questo qua mi ha mandato un filmato, no? E quando Zugueva nel Poggi Bonsi, lì tutte le televisioni locali che era zona della Toscana, no? E a far vedere Nazione che le passa su tutte le televisioni proprio, e ha battuto un corner, lui è partito, era una finale, no? E era lì agli ultimi due minuti, le partite di testa, l'ha fatta in colpaccio, l'ha fatta in golas, so che a me due ore e tre quarti a disgrattiarlo dalla rete, ecco. Penso che Adro, centravanti del peso così, e possa salvare la squadra alla fine dell'andata nel Salerno. Sì. Ecco, questo qui, però noi dobbiamo anche essere un pochettino seri. Seri è difficile che sente, no? Ecco, noi dobbiamo, scherzi a parte, come Telegarda, noi vogliamo fare un augurio all'amico Loris, che fa un campionato, da salvarsi con tranquillità, che non abbia patemi d'animo, che magari i suoi paesani invece andare al campo in 55-56 vaga in 3-400, anche perché Ghetignin noi a Drole, è l'unica squadra a una certa categoria che abbiamo qua nella zona, e dopo abbiamo fatto anche un consulto tra di noi, se domani fa il comune unico non sei più propensi a attaccarne con Dro, che è il paese della Brugna. Allora, da Telegarda Trentino, dalla mezzala che c'è la balla, dal centravanti del sfondamento, e da me, che sono manca mezz'droat, auguri al presidente Angeli della buona salvezza. Auguri Angeli. Buon campionato a tutti.